È stato il presidente della regione Emilia-Romagna Vasco Errani e non, come previsto, il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ad inaugurare con il tradizionale taglio del nastro la 15ª edizione di Ecomondo, la fiera internazionale del recupero di materia, energia e dello sviluppo sostenibile, a Rimini Fiera dal 9 al 12 novembre. 4 giorni dedicati alla Green Economy, con 1200 imprese disposte all'interno del quartiere fieristico riminese, protagoniste dell'intero ciclo del riuso di rifiuti, aria, acqua ed energia. E parallelamente ad Ecomondo, le due rassegne Key Energy e Coperambiente. Abbiamo più che quadruplicato l'installazione di produzione a fotovoltaico. Abbiamo un piano energetico che prevede investimenti fondamentali su 3 fattori, le energie rinnovabili, ma ancor prima il risparmio energetico, la costruzione tutte in classe A delle nuove costruzioni, le facilitazioni per l'efficienza energetica del costruito, le piattaforme tecnologiche, perché l'economia, la green economy prevede un intervento a largo raggio sulle tecnologie che diano, dal punto di vista del risparmio energetico, del risparmio dell'acqua, del risparmio di calore, che diano la possibilità di fare un salto di qualità. Per esempio, l'obiettivo delle aree ecologicamente attrezzate, su cui abbiamo realizzato un investimento consistente, è proprio legato a questo processo di trasformazione. Ecco, al centro della fiera c'è la questione rifiuti, un problema che è piuttosto attuale in Italia in questo momento. Noi siamo una realtà che ha costruito un equilibrio strategico sulla gestione dei rifiuti. Poi ci sono le frontiere che dobbiamo assolutamente attraversare. Prima di tutto quella del riciclo, che è la raccolta differenziata, è un obiettivo fondamentale, ma l'elemento che si collega in modo strategico alla raccolta differenziata è il riciclo, la possibilità di riciclare, recuperare e su questo costruire una filiera industriale sempre più robusta che sia in grado di farci fare un salto di qualità. Ad inaugurare la kermesse anche un concerto di carta promosso da Comieco, carta che interpreta il suono in tutte le sue sfumature e si conferma materiale creativo multifunzionale.